bentornati sulla griglia di partenza della SCC Prima Divisione. Dopo la prima gara di questa mattina, a minuti sta per iniziare la seconda manche. Proprio alle nostre spalle si stanno schierando i protagonisti di un'altra gara che si preannuncia, almeno sulla carta, a dir poco entusiasmante. Nella prima manche abbiamo visto raccogliere una strepitosa vittoria Gaetani Giovanni a volante della sua Porsche Cayman GT4. Al secondo posto è invece giunto Denis Babuin e il suo compagno di squadra Silvano Bolzoni ha completato il podio della prima manche capitolina. Adesso a minuti si stanno per schierare e entreremo ancora più nel vivo per scoprire cosa stanno per vivere i nostri protagonisti. Ma nel frattempo, mentre la prima fila andrà così a comporsi, andiamo un attimino a sentire, se ci segue la nostra camera, la vettura numero 1 di Giuseppe Bodega. Giuseppe, pronti per gara 2? Pronti, vedremo, dai, speriamo di riuscire a ad arrivare più avanti possibile. Qua è il crocevia un po' del campionato, insomma, bisogna andare avanti il più possibile. Grazie. Nel frattempo la prima fila si sta componendo. Marchesini. Marchesini, pronti a partire, il semaforo verde sta per scattare. Sì, proviamo a vedere questa gara come va. Quella di prima è andata molto bene e proviamo a bissare anche questa gara. Grazie, buon divertimento. Vediamo se velocissimi riusciamo a sentire nuovamente Babuin. Denis, pronti per gara 2? Sì, adesso partiamo primi, speriamo di arrivare alla fine stesso primi. Buon divertimento. Ragazzi, linea allo studio. Ringraziamo allora Emanuele per quanto riguarda il contributo e per averci fatto sentire anche le voci dei protagonisti direttamente dalla griglia di partenza. Gara 2 del campionato FX ATCC Prima Divisione. Marco Previtera in cabina di commento e torna a farmi visita qui al mio fianco Lorenzo Semprini. Ciao Lorenzo. Ciao Marco, ciao a tutti. Eccomi da te. E allora, dopo le tue avventure nella seconda divisione, adesso ti sei messo comodo in poltrona, pronto per goderti il lavoro dei tuoi colleghi in pista. Assolutamente, questa sarà un'altra bellissima gara, qui si sta molto bene, c'è l'aria condizionata, la compagnia è ottima, non fa caldo, quindi va benissimo. Almeno qui dentro non fa caldo, perché all'esterno... Infatti io non esco. Ricordiamo che ci sono davvero almeno 30 gradi, credo. In questo momento siamo comunque vicini a quella temperatura. E allora andiamo a ricapitolare lo schieramento di partenza con Denis Babuin, che scatterà dunque davanti a tutti, anche in virtù dell'assenza in griglia di partenza della vettura vincitrice di gara 1, ovvero quella di Giovanni Gaetani. Quindi sarà Denis Babuin a scattare davanti a tutti, al suo fianco Andrea Marchesini, che come detto al volante della Cupra del Bolsa Corse prende il posto del compagno di squadra Silvano Bolzoni, come previsto in questa gara 2. Poi in seconda fila troviamo Mauro Trentin e Giuseppe Bodega, che ha sostituito a sua volta Massimo Arduini. Poi terza fila per Tagliente, mentre il gruppo è partito in questa circostanza. E quindi insomma anche qui vediamo uno schieramento molto molto variegato, ma comunque molto competitivo, Lorenzo. Sì, livello altissimo naturalmente, quelle TCR lì vanno forte tutti. Peccato che non c'è la presenza della Porsche Cayman, ecco, non so perché non ha fatto gara 2. Non so, l'avesse detto a me che non aveva voglia, la caretta gliela facevo, però non con quei risultati. Però diciamo che comunque è un peccato, perché in gara 1 avevano dato una bellissima battaglia lui e Babuin, e comunque era una bella macchina da vedere in pista. Tanto vetture che stanno affrontando il giro di formazione, verifichiamo con la regia se abbiamo la possibilità di mettere in onda anche la griglia di partenza
di questa gara 2. Tra qualche istante saremo pronte. Ricordiamo 4.085 metri per quanto riguarda il circuito di Vallelunga. Allora ne approfittiamo di questo giro di formazione per mostrarvi la griglia di partenza di questa gara 2. Welcome to the show. E dunque abbiamo visto i primi 10 della classifica in questa griglia di partenza di gara 2 del campionato FX ATCC prima divisione. Come detto in precedenza, ci sarà Dennis Babouin che scatterà dalla pole position, al suo fianco Andrea Marchesini, poi seconda fila per Trentino e Vodega, terza per Pennisi e Tagliente, quarta per Compagnoni e Galbusera, quinta per Pucciarelli e Velodì, poi Palmisano, Pellegrino e Bianchini, mentre non vediamo, almeno il live timing non ci indica Luigi Gallo. No, sì, c'è anche Luigi Gallo in maniera assolutamente regolare al via di questa gara 2. Dunque Palmisano e Gallo, Pellegrini e Bianchini che andranno a chiudere lo schieramento di partenza. Naturalmente in questa fase è molto importante anche mandare in temperatura gli pneumatici, sarà importante anche rispettare il corretto allineamento al via, all'apertura delle ostilità, per poi dare il via a una bagarre che secondo i favori del pronostico vede appunto Dennis Babouin con le maggiori chance di successo. Però attenzione a un pilota esperto come Andrea Marchesini e anche alla volontà di Giuseppe Bodega di rifarsi dopo una gara 1 in salita per la sua vettura. Sì, assolutamente, penso che Bodega da dietro già in partenza tenterà di rifarsi avanti, perché comunque aveva un passo notevole da secondo posto, diciamo. Ecco, questo è il momento più emozionante, visto che l'ho vissuto anch'io, della partenza lanciata, quando ci si incolonna in due, si va piano pianissimo praticamente in prima e si aspetta che la safety car rientri, e poi dipende tutto da noi e da loro, mantenere l'allineamento giusto e attaccare nel momento giusto quando il semaforo si spegne in partenza. Ma posso assicurare che in questi momenti qui, in cui ecco, stanno cercando leggermente di scaldare le gomme, perché altrimenti si rischia che si freddano, ma la tensione è altissima. Immagino e bellissime emozioni. Immagino che i battiti salgano proprio a dismisura, sì, in questa fase, no? Ecco perché io spesso sbaglio la partenza, perché... però stavolta non l'ho sbagliata, diciamo, anche perché partendo dall'ultima fila mi poteva superare solo la medical car, quindi ho evitato quello. Intanto è rientrata in pit lane la safety car, per cui tra qualche istante potremo goderci il via di questa gara 2 dell'FX ATCC con la vettura di Dennis Babouin sul lato interno della pista, affiancata da Andrea Marchesini. Occhio anche alla seconda fila di Trentin e Giuseppe Bodega, mentre vediamo qui inquadrati anche transitare Velodì, Palmisano, Gallo, quindi Pellegrino e Bianchini a chiudere il gruppo. Vetture ora che si affacciano sul rettifilo di box, tra qualche istante l'accensione delle luci verdi che avviene in questo momento con il via di gara 2. Molto buona la partenza di Marchesini, mentre si è fatto sorprendere al via Dennis Babouin. Infatti Marchesini al comando, poi Bodega secondo, terza posizione per Dennis Babouin, quindi start a sorpresa subito con delle emozioni. È stato molto abile, come dicevamo, Andrea Marchesini ad approfittare di questa piccola incertezza di Dennis Babouin, mentre Bodega ci prova subito all'interno nei confronti di Marchesini, ma finisce per essere attaccato da Babouin. Però riesce a respingere l'assalto del rivale, ha perso una posizione intanto Mauro Trentin, mentre molto bene mi sembra Compagnoni in quinta posizione, se non vedo male, mentre è stato molto bravo Andrea Marchesini. Sì, diciamo in partenza è bravo, come avevo detto, Bodega effettivamente è risalito le posizioni, poi però è arrivato giù alla Cimini, si è fatto ingolosire e a gomme un po' fredde e freni freddi ha sbagliato un po' la staccata, e questo ha permesso a Marchesini di prendere un piccolo gap, e adesso Bodega se la deve vedere con quelli che ha dietro. Gara davvero interessante, perché a questo punto avremo Dennis Babouin che sulla carta sembra avere un passo davvero molto competitivo, però dovrà vedere se la con due avversari del calibro di Andrea Marchesini e
di un Giuseppe Bodega che è partito molto molto aggressivo. Attenzione a questo incrocio di traiettorie con Babuin che va a sorprendere Bodega alla staccata del tornantino, ha visto un varco, si è buttato e si è portato in seconda posizione approfittando anche di questa fase di bagarre. Beh, insomma, sì, Babuin lo conosciamo il livello del pilota, però bisogna dire che anche Bodega è stato bravo, cioè in quel momento non ha chiuso più di tanto e quindi altro attacco di Denis Babuin che passa anche Andrea Marchesini nel breve volgere di un paio di curve, si riporta al comando Denis Babuin, due grandi sorpassi, mentre Bodega ha scavalcato anche Marchesini e dunque si è portato in seconda posizione, davvero rivoluzionata nello spazio di poche curve la situazione con Babuin che adesso precede Bodega e quindi Marchesini in terza posizione. Sì, velocemente si sono ristabilite le gerarchie di quelle che ci aspettavamo, insomma, con Babuin davanti e Bodega secondo. Adesso vediamo se Trentino e Marchesini molleranno, avranno la forza e la costanza di stare lì nel gruppo per lottare col pop e il podio o qualcosa di più. Intanto andiamo a ricapitolare la situazione di classifica al momento, al termine di questo primo passaggio con Denis Babuin al comando, mentre vediamo qui inquadrati anche Nazareno Compagnoni, seguito subito a ruota da Francesco Palmisano, entrambi partiti molto bene, i quali precedono Giovanni Tagliente, quindi la situazione dovrebbe vedere Babuin, Bodega, quindi Marchesini, Trentin, Compagnoni, Palmisano e Tagliente. Ma Palmisano ha fatto veramente una partenza notevole, ha guadagnato 6 posizioni. Stamattina dopo la gara 1 ci ha parlato un attimo, diceva che aveva problemi di pescaggio di benzina e cambiavano la pompa, quindi deve aver risolto i suoi problemi. Lui fra l'altro adesso è il capolista della classe GT se non sbaglio. Intanto è arrivato al bloccaggio, abbiamo visto Giuseppe Bodega che sta cercando di tenere il ritmo indiavolato imposto da Denis Babuin in questa fase iniziale di gara. 47.3 per Bodega che stampa il miglior parziale nel tratto centrale della pista, mentre qui Trentin si sta facendo vedere minaccioso alle spalle di Andrea Marchesini. Vediamo qui transitare invece Giovanni Tagliente, si va a chiudere il secondo giro di gara con Babuin che ha preso un margine di 1 secondo e 3 nei confronti di Giuseppe Bodega, andando a stampare il miglior crono in 1.44.125. Ha guadagnato ben 9 decimi nei confronti dell'avversario nel precedente passaggio, nonostante il settore centrale fucsia per quanto riguarda Giuseppe Bodega. Insomma, Denis Babuin sta cercando di mettere subito in chiaro le cose. Sì, vuole subito spegnere ogni iniziativa da parte di Bodega, dagli altri avversari. Ha tirato giù un 1.44.1 al terzo giro, una cosa incredibile. Veramente al piano, vuole far vedere che ha il pieno controllo della situazione e gli altri devono pensare semmai al secondo posto, non ce n'è, altro non ce n'è per loro. Altri 2 decimi guadagnati nel primo settore per quanto riguarda Denis Babuin, vediamo se ora Bodega riuscirà a essere nuovamente il più veloce nel settore centrale della pista come è avvenuto nel precedente passaggio, però io sottolineerei anche l'eccellente prestazione di Nazareno Compagnoni che con la sua Alfa 147 sta reggendo il passo di vetture sulla carta ben più performanti. Dopo un'ottima partenza, il portacolori del team Cesar Racing al momento si trova, come vediamo, in quinta posizione, incalzato da Francesco Palmisano, mentre ci attendiamo che Giovanni Tagliente possa guadagnare terreno nelle prossime fasi. Sì, comunque hai ragione su Compagnoni, perché diciamo, anche se lui è in classe A, ma il livello della sua macchina non è certo quella delle TCR lì davanti e nemmeno della Supra GT che ha dietro, quindi sì, hai ragione, sta facendo un ottimo lavoro. Intanto record per Denis Babuin nel settore centrale, 46.9, adesso transita davanti alla nostra postazione sulla rettifilo box con un altro giro record, 1.43.801, guadagna altri 2 decimi nei confronti di Giuseppe Bodega. Poi nettamente più lenti gli altri con Mauro Trentin che è riuscito a scavalcare Andrea Marchesini portandosi dunque in terza posizione, e dunque Marchesini dopo uno start eccellente adesso si trova un po' più in difficoltà. Vediamo Trentin che ha preso già un bel margine. Veramente Marchesini è stato molto bravo in partenza, è stato lesto, però sai, le partenze lanciate sono un po' così, a volte basta che quelli davanti hanno un'incertezza e si passa, però poi alla fine arriva la verità, e la verità è quella del passo gara. Se il passo gara non tiene chi ha dietro, questi qui a velo lunga prima o poi passano.
Intanto e continua Babuino, guarda sì, che sì, tempo sì, che sì, ha tirato giù. Eh sì, assolutamente una bella crono per lui anche nel precedente passaggio. Stiamo adesso vedendo anche le posizioni retrostanti, giustamente ringraziamo la nostra regia con Keshav Velodi che precede Arturo Pucciarelli e Luigi Gallo, li abbiamo visti impegnati alla curva Campagnano. Qui invece immagini per Marchesini alla Soratte, seguito, forse era Salvatore Pennisi, sì, seguito da Sergio Galbusera, poi ve lo dico, ecco, scavalcato Galli, ecco Sergio Galbusera. Quindi spendiamo anche due parole per questo pilota al volante della Lotus Elise che ormai da alcuni anni ci ha abituato a essere associato a questa colorazione, a questa livrea davvero molto molto bella. Certo, peccato che insomma in classe B oggi ce ne sono pochi, perché lui comunque sia questa classe la vince tranquillamente anche quando i concorrenti sono di più. Però sì, è un ragazzo che ha una grandissima passione, la macchina è bellissima e porta dei bei risultati. Ed ecco qui invece Arturo Pucciarelli che dopo anni in cui ha gareggiato al volante dell'Alfa 147 che al momento vede in pista Lanzarino Compagnoni, suo compagno di squadra, si presenta al via con l'Alfa 156, pilota che ha gareggiato nelle ultime stagioni prevalentemente nell'ambito del trofeo Super Cup. E lo scorso anno l'abbiamo visto addirittura anche essere presenti in un appuntamento nel Time Attack Italia, per cui anche grande passione per Arturo Pucciarelli che viene espressa attraverso la partecipazione ai principali campionati italiani. Intanto altro passaggio che è andato a chiudersi con Babuin che ha guadagnato altri 4 decimi nei confronti di Giuseppe Bodega, 2 secondi adesso di vantaggio per il leader della gara. Comunque qui c'è Gallo che sta facendo di tutto per tenere dietro Pucciarelli, ha fatto lì l'uscita la Cimini 2 praticamente andando sul cordolo in appoggio, sta tirando, ecco guarda qui come sta andando più largo, sta sfruttando tutta la pista per non permettere a Pucciarelli di uscire forte e di affiancarlo alla staccata dopo. Un bel lavoro come al solito di Luigi Gallo che mette sempre una grande grinta, una grande pressione e ripeto, io me lo sono trovato a battagliare con lui, è un ragazzo molto generoso in questo senso. Senti, tra tante, le tante vetture che hai avuto modo di guidare nel corso degli ultimi anni, quale ti ha esaltato di più? Le monoposto o le vetture turismo come ad esempio GT, come la Porsche Cayman con cui ti sei cimentato nei primi appuntamenti stagionali, Lorenzo? Ma devo dire, le prime volte che ho portato la PC015, quella nuova, che l'abbiamo un po' testata con l'Art Racing, dava delle emozioni notevoli, aveva essendo abituato. L'ho testato anch'io, E anche tu, anche me lo ricordo, era Tadia, no? A Cremona. E dava delle emozioni notevoli, quindi, però effettivamente la Porsche Cayman GT4 è un altro mondo, poi quando un po' si riesce a capirla, non capirla come ha fatto oggi, quello di oggi che ha fatto un altro mestiere, però quando si riesce a sfruttarla bene è una macchina che dà delle grandi sensazioni. Infatti mi dispiace oggi che a Vallelunga non c'era, mi sono divertito tantissimo con la Clio, ma qui penso che in certi tratti quella macchina deve essere qualcosa da brividi, specialmente il curvone giù dai Cimini, insomma. Intanto immagini che vanno a cogliere la bagarra tra Francesco Palmisano e Giovanni Tagliente che, come avevamo ipotizzato, sta cercando di rifarsi sotto nei confronti di Palmisano. I due stanno lottando per la sesta e settima posizione. Intanto vediamo qui questo bel duello tra Sergio Galbusera e Keshav Velodi, questo giovane pilota che tra l'altro è impegnato anche nella FX3 e che va a scavalcare Galbusera alla staccata Campagnano. E tra l'altro ci sarà davvero uno stacco molto molto ridotto per Velodi, perché avrà il tempo di riposarsi una ventina di minuti e poi sarà di nuovo protagonista nella FX3, quindi impegno davvero importante. Anzi, per lui. Beato lui che ha questa energia, io dopo una gara che ho fatto alle 3 ero morto, quindi buon. Però Velodi è strano perché anche oggi in gara 1 sembra che abbia dei problemi i primi giri, poi recupera forte, infatti comunque sia stava girando un secondo, due secondi più veloce di quelli che aveva subito davanti. Non so se la macchina che ha problemi a scaldare le gomme, a mettersi in temperatura, perché è completamente diversa la prima gara che fa, la prima parte della gara che fa con la seconda. Sì, tra l'altro lui è un giovane ragazzo che proviene dagli Stati Uniti e che è anche seguito da Mimmo Schiattarella, via Vallelunga, che salutiamo naturalmente. Grande Mimmo Schiattarella. E quindi sicuramente avrà
modo di potersi migliorare grazie proprio ai preziosi consigli dell'ex pilota di Formula 1. E intanto lo vediamo transitare qui sul traguardo precedendo Galbusera, e quindi si è portato in esattamente in nona posizione in questo momento Keshav Velody. Intanto immagini che vanno a cogliere di nuovo le posizioni di testa del gruppo, con Babouin che ha portato a 2 secondi 7 il proprio margine di vantaggio nei confronti di Bodega. Un Bodega comunque aggressivo, maidomo, coriaceo, che sta cercando di tenere il passo di Babouin. Sì, Bodega comunque il passo gara che sta tenendo, 44 e mezzo, è ottimo, solo che il problema è che Babouin sta copiando i tempi di Bodega, evidentemente lo stanno avvisando, cioè perché lui nel piede ha il 43 sicuramente, ma effettivamente è inutile anche perché in queste condizioni adesso fa leggermente più fresco, ma avranno i pneumatici distrutti tra un po', come è successo a noi, quindi è sempre meglio preservare un po' la vettura, è completamente inutile, anche perché poi qui se si perde l'appoggio dei pneumatici sono guai seri. Intanto, come abbiamo visto dalla nostra grafica, al comando della classe GTM troviamo Francesco Palmisano davanti appunto a Velody, mentre per quanto riguarda la classe C Giovanni Tagliente precede Luigi Gallo e Daniele Bianchini, mentre invece per quanto concerne la classe B Sergio Galbusera punta a ripetere il successo colto in gara 1 davanti ad Arturo Pucciarelli e Alfredo Pellegrino. Eccolo intanto la grafica per Sergio Galbusera, mentre le immagini vanno a cogliere Luigi Gallo che sta cercando di tenere a bada Arturo Pucciarelli nel tratto conclusivo della pista. Davanti Babouin 1:44.8 nel precedente passaggio, 1:45.6 per Giuseppe Bodega, mentre come vediamo dalle immagini sta rivenendo davvero forte Keshav Velody, che adesso si porta nella scia di Salvatore Pennisi. Come puoi vedere, guarda, ha girato 1:47.8. Sì, effettivamente questo ragazzo è la quarta deve vettura più veloce in pista. E poi a questo punto della gara, in cui veramente i pneumatici sono messi alla frusta, effettivamente forse è un po' incostante, deve imparare. Però se gira adesso in 1:47.8, il potenziale questo ragazzo ce l'ha assolutamente, basta la costanza. Arriva al tornantino intanto Denis Babouin, che continua a essere il pilota più veloce in pista e di certo non sta tirando i remi in barca, anzi fa siglare il record nel tratto centrale 46.9 per lui, e guadagna mezzo secondo su Bodega soltanto in quel parziale, in quel tratto della pista. Mentre qui la grafica anche va a mostrare Giovanni Tagliente, leader della classe C, mancano poco meno di 6 minuti alla conclusione, e poi vi ricordiamo il gran finale di giornata con due gare assolutamente tutte da seguire, cari amici, perché avremo tra pochi istanti la seconda manche della Top Jet FX 2000 Formula Trophy e poi il gran finale di giornata con gara 2 della FX3. Emozioni garantite, Lorenzo. Sì, ma poi che schieramento la gara prossima, cioè veramente il livello è europeo, c'è anche una Formula Regional. È veramente uno spettacolo, l'ho visto prima la partenza dal vivo, è una cosa eccezionale. E poi anche la FX3, perché adesso la PC015 col motore nuovo, queste gomme slick, è stata portata proprio al massimo dell'evoluzione, e escono fuori delle gare tiratissime, anche perché i piloti sono veramente bravi, le gare sono tirate ed emozionanti. Il tutto conferma ovviamente del grande successo del Formula X Racing Weekend, che per la prima volta, lo ricordiamo, sbarca qui a Vallelunga in qualità di titolare, diciamo così, perché lo scorso anno c'era stata la presenza in pista di alcune delle categorie, tra cui la F2000, mentre qui c'è l'attacco di Velody nei confronti di Pennisi. Lo scorso anno dicevamo FX3 presenti, così come le altre Predators e FX2000. Nell'ambito del weekend agonistico della NASCAR Williams Euro Series, invece questo evento nel fine settimana che stiamo vivendo e che vi stiamo raccontando è appunto organizzato interamente dalla Formula X Racing Weekend, per cui grande soddisfazione anche per aver avuto l'opportunità. Bodega di traverso alla curva Roma è riuscito a tenere la vettura in una maniera incredibile, perché lo abbiamo visto davvero di traverso nello stacco della telecamera. Per fortuna è riuscito
a tenere la vettura, insomma, si sarà preso anche un piccolo spavento. Sì, ma è stato da una parte bravo perché evidentemente deve aver aperto prestissimo lì alla Roma per arrivare veloce sul rettilineo, anche se è in una situazione in cui è un po' in mezzo alla terra di nessuno, quindi adesso andare a rischiare in questo modo, però è giusto anche che facciano così questi piloti, voglio dire, dare tutto fino all'ultimo e magari dimostrare anche ai colleghi che lui poteva fare un tempo molto più basso e dare dei segnali in questo senso. 5 secondi e 9 di vantaggio per Denis Babuino nei confronti di Giuseppe Bodega, poi la terza posizione per Mauro Trentin, quarto posto per Andrea Marchesini, poi a seguire Compagnoni, Tagliente, Palmisano, Pennisi, Velodì, Galbusiera, Gallo e Pucciarelli. Mentre siamo entrati nella fase finale di gara, mancano poco più di 3 minuti alla conclusione, con le immagini che vanno a cogliere la Peugeot 308 di Giuseppe Bodega, autore sino a questo momento comunque di un'ottima prova. E poi vede là davanti Denis Babouin, però è stata una preda irraggiungibile per lui Sì, ma in sta questa gara. tirando, guarda Babuino ancora Sì. come è uscito lì dal tornantino, stanno tirando veramente. E sembra effettivamente, sembra una gara che non ha più nulla da dire, ma se prima Bodega ha quasi sbagliato, si è quasi girato perché voleva assolutamente accelerare il prima Segno che possibile, tutti stanno Babuino tirando, attacca, sì. stanno tirando alla morte fino alla fine effettivamente. Sì, poi c'è interessante ancora il duello per l'ottava posizione tra Salvatore Pennisi e Kashyap Velodì, che sono separati da circa mezzo secondo. Quindi attenzione anche a questa posizione che potrebbe variare nel finale di gara. Altra inquadratura meritata per Denis Babouin, autore di un inizio di stagione davvero da incorniciare. Lorenzo, ne parlavamo in gara 1, ha inaugurato la sua stagione vincendo l'Adler Rally Show e poi si sta dimostrando anche tenace, veloce, costante in pista nei vari campionati a cui sta partecipando, non ultimo ovviamente quello ATCC Prima Divisione. Quindi è bello vedere come nuovi concorrenti si affaccino di volta in volta a questo contesto agonistico e il livello di conseguenza cresca sempre di più. Sì, ma come dicevo stamattina, Babuini è anche protagonista del TCR Italia, che è un campionato di livello molto alto. Ecco, lui, da quello che so io, aveva fatto la prima gara della TCC come preparazione proprio per l'inizio di questo campionato TCR. Però evidentemente, come dici tu, si trova bene in questo campionato ora, sia per vincere questo campionato, ma anche perché, bene o male, il livello è talmente alto che lo tiene in allenamento per le altre gare. E quindi ecco che è presente, è sempre presente. E tra poco dunque dovremmo andare a vedere l'ultimo giro di gara, perché manca un minuto alla conclusione. Tra poco transiterà Babouin sul traguardo e ci siamo dunque per vivere le fasi finali di questa gara 2 della prima divisione. Vi ricordiamo naturalmente che sarà possibile leggere tutti gli approfondimenti sul sito ufficiale della Formula X Italian Series nel corso delle prossime giornate. Seguiteci, se ancora non lo avete fatto, mettete un bel like alla pagina Facebook Formula X Racing Weekend per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti, le prossime novità e magari, perché no, anche qualche chance di salire a bordo di una di queste vetture. E magari saremo noi a commentarvi in pista durante le prossime gare. Attenzione! Questo testacoda al curvone da parte di Bodega. Colpo di scena proprio all'ultimo giro. Bodega è finito in ghiaia, ma è ripartito. È riuscito a ripartire Giuseppe Bodega, che rientra in pista. Peccato, Certo, qui davvero lo spavento se l'è preso, eh. peccato, perché credo che sia passato Trentin comunque. Sì, Trentin è passato, dunque Bodega ha perso la posizione a vantaggio di Trentin, ma se non altro è riuscito a mantenere la possibilità di portare a compimento questa gara. Però insomma, girarsi lì non è sicuramente un'esperienza Eh piacevole. no, uscire al curvone, adesso non sappiamo esattamente la dinamica, ma deve essere una cosa abbastanza spaventosa. Però ecco, l'ha rischiata prima, si è salvato, adesso l'ha rifatta al curvone, cioè veramente non voleva mollare, nonostante il fatto che con l'errore che ha fatto prima aveva perso 2 secondi da Babuin.
Però è un tanto di cappello a Bodega che non molla fino alla fine e vuole stare insomma sempre lì davanti. Peccato che la sua generosità in questo caso sia stata mal ripagata, visto che è arrivato questo testa coda che gli costa la possibilità di ottenere un secondo posto che sarebbe stato ampiamente meritato. Ma intanto arriva la bandiera a scacchi per il trionfatore di gara 2, Denis Babuin, che va a vincere in questa seconda gara della prima divisione. Intanto bagarra anche nelle posizioni retrostanti con il rallentamento per quanto riguarda Keshav Velody, proprio nelle battute conclusive vince dunque Denis Babuin, secondo posto per Mauro Trentin. Attendiamo l'arrivo anche di Giuseppe Bodega sul traguardo. Sì, Velody ha problemi grossi perché ha girato 102 minuti prima e adesso lo stanno sfilando tutti, beh peccato. Bodega terzo, transitato sul traguardo in questo momento, Marchesini quarto, poi attendiamo naturalmente Compagnoni e Tagliente che erano separati da circa 2 secondi e poi vediamo anche queste vetture in lotta tra loro per le posizioni retrostanti del gruppo. Tagliente si piazza alle spalle di Compagnoni, sesta posizione, bravo anche Francesco Palmisano che vince la GTM conquistando la 7ª posizione assoluta. E sì, poi ottimo risultato la regione di Palmisano, davvero bravo. Sì, grande miglioramento per di gara in gara per Francesco Palmisano, portacolori del team Autostar Motorsport. E poi un giovane ragazzo pure lui d'altra parte, quindi deve crescere. E poi naturalmente Salvatore Pennisi, Sergio Galbusera, 9º posto, vincitore della classe B, dunque va a bissare il successo di stamane. Poi Luigi Gallo che transita davanti a, vediamo se è passato anche Arturo Pucciarelli, e arriva adesso Keshav Velody con qualche problema nel finale che lo ha penalizzato. Peccato per lui perché ha fatto una bella gara, una buona rimonta, quindi chiude 10° Gallo, 11° Pucciarelli, 12° Velody davanti a Bianchini e Pellegrino. Insomma è stata una gara sicuramente interessante, ancora un successo per Babuin, emozione nel finale con il testa coda di Bodega, e tra poco naturalmente ci godremo le altre sensazionali immagini della Top Jet FX 2000 Formula Trophy. Io ringrazio Lorenzo Semprini per essere stato qui al mio fianco in cabina di commento. Grazie a te Marco, e godetevi le prossime due gare che saranno sicuramente bellissime. Ci prendiamo qualche istante di pausa e tra poco torneremo in pista con le emozioni del Formula X Racing Weekend. Eccoci qui al parco chiuso con i protagonisti della TCC prima divisione. È appena arrivato, sta parcheggiando alla prima casella Babuin, vincitore di gara 2. Andiamo subito a sentire le impressioni a caldo del vincitore. Lo aveva preannunciato sulla griglia di partenza, voleva la vittoria a tutti i costi, è arrivata. Denis, ancora la macchina accesa, questo è il bello della diretta. Denis, un'impressione subito a caldo, vittoria, obiettivo centrato. Sì, sì, per fortuna è andata bene, la partenza non è andata dentro la marcia, ho perso 2 posizioni, poi sono riuscito subito a recuperarle e poi è andata bene così. Dai. Grazie, velocissimi con Mauro Trentin. Seconda posizione. Mauro, una battuta al volo. Sono felicissimo. Un po' di rendita, però mettergli pressione fino alla fine ha pagato. Grazie e complimenti. Bodega, vediamo se riusciamo a intercettarlo. Eccolo. Una battuta velocissima, diamo la linea allo studio. Niente, non so se essere contento o non contento perché ero secondo tranquillamente, ma volevo cercare di mettere pressione davanti anch'io e alla fine ho sbagliato io, loro no. Grazie, a voi la linea.